Per esempio, cos'è l'opposto della risata e della gioia? Dove si dice una parola, cos'è l'opposto? Sofferenza. Ce n'è di tanti tipi, eh? Gli esseri umani su questo sono stati molto creativi. Ne hanno inventati tutte le possibilità. Dal punto di vista emozionale, la sofferenza, quali emozioni vi verrebbero in mente che fanno soffrire? Emozioni che non ci ha detto. Paura. Paura. Benissimo. Poi? Rabbia. E rancore. Tristezza. Rancore fa parte della famiglia della rabbia, tristezza. Bene, uno dice, beh, queste robe le butto via, non voglio, voglio solo ridere. Se non fosse così, cosa sarebbe? Diventerebbe? C'è un termine tecnico che gli psichiatri usano bene, sarebbe un ebefrenico, cioè uno schizofrenico della famiglia particolare di quelli che ridono sempre. Perderebbe totalmente l'umanità. Paura, rabbia e tristezza hanno una loro funzione, credo che tutti lo sappiamo. Ce l'hanno tutti gli animali, è una funzione adattiva, serve a vivere. Se uno non ha queste emozioni non può vivere. Se non ha paura, per esempio, tu circoli una savana, vedi un leone e ti viene da ridere, è finito. Perché quelli sono, io la faccio. Oppure vedi anche un rinoceronte, sono suscettibili ancora di più, uno tra me. Ecco. Poi, quindi, la paura è utilissima per salvare se stessi, la rabbia è utilissima per capire quando ci troviamo in situazioni in cui dobbiamo reagire con forza. La tristezza a cosa serve? Tu, Margherita, che serve se tristi? Questo è quello di lei. Perché tu parli, tu bisogna stare molto attenti, sto parlando delle emozioni primarie, Le emozioni primarie sono quelle che si sono evolute insieme a noi, cioè insieme agli esseri viventi sono nate le emozioni primarie. Quindi hanno tutte una funzione. Che serve la tristezza? Non quella secondaria. La tristezza, la secondaria è quando uno si piange addosso. No, tristezza che serve? È un raccoglimento, no? Una situazione in cui entri dentro e quindi hai modo di assaporare quello che c'è. Devi lasciare andare qualcosa. È legato al dolore. È legato al dolore necessario. È legato al dolore necessario. Muore un figlio. Sei triste. Muore un parente, muore una pezzozzo. Sei triste. Gli esseri umani non si accontentano delle emozioni primarie che sperimentano raramente, di solito si buttano a pesce su quelle secondarie, che sono delle truffe, raggiri, cioè la paura della paura, la rabbia che copre la paura, la rabbia che copre la tristezza, tutta sta roba qua. Da lì in poi, le emozioni secondarie, in poi, la confusione è tale che non ci capisce più niente. Le emozioni primarie servono a comunicare tra noi in modo chiaro e pulito. Le emozioni secondarie confondono le acque. Ok? Questo è il punto. Ecco perché allora fare un lavoro sul corpo. Perché quando Pierracos diceva a qualcuno non capisco cosa mi stai dicendo, era perché l'emozione che la persona esprimeva non era congrua con le parole. Quindi era un'emozione secondaria. Sono le emozioni che usiamo per manipolare gli altri. E chi ha fatto il racket, quanti di voi lo conoscono volendo del racket? Un po', no? Non tantissimi. Racket vuol dire proprio ricatto, vuol dire manipolazione, e la manipolazione passa attraverso le emozioni secondarie. Cioè, quelle emozioni che noi pratichiamo per fare in modo per avere potere su altre persone. Ad esempio, sono triste. Se sono nell'emozione primaria della tristezza, mi si avvicina un amico, un parente, si accorge che sono triste, magari mi si siede vicino. Io cosa provo? Se una persona si siede vicino, io sono triste? Mi sento? Sollievo? E cosa mi viene? E quindi cosa faccio nel suo confronto? Sento un apprezzamento per quello che fa e sento gratitudine. La persona che si avvicina a una persona che io che mi avvicina a te, che sei triste,
Cosa provo? Sento empatia, sento tristezza. Però poi vedo come reagisci. E vedo che tu apprezzi questa mia vicinanza. E questo cosa mi dà? In fondo sento di condividere un'esperienza. Quindi la persona triste era da sola prima, adesso siamo in due. La tristezza, che era una cosa che porta a chiudere a volte, può essere, espandersi e ammorbidirsi. Cioè esce, come si viene condivisa. Ok. Molto diversa è la tristezza come emozione secondaria. Sono triste. E mi piacerebbe avere qui un bello schermo grande, vi farei vedere certi animali che vivono sotto i mari, che stanno fermissimi così, sembrano dei sassi. Ci vuole un sasso, e infatti i pesciolini si avvicinano. Gnani, no? Si avvicinano. Vedo dei sassi vari, però lì un po' strano, come sasso si incuriosisca. E questo. A un certo punto, non c'è più il pesce. Sparito! Se l'è mangiato. Poi di nuovo triste. Dai, contento. Allora, in modi un po' diversi, non è soltanto. Però nella vita delle persone si vede in continuazione questo fenomeno. Persone che triste. Aspetta che gli se ne avvicini uno. L'altro, come pesciolino, c'è, non lo capisce. Perché non ha capito la differenza tra emozioni primarie e secondarie, se no starebbe ben lontano. E questa persona, se tutti stessero ben lontani, si occuperebbe d'altro che della sua tristezza. Infatti questa bestia qua, se nessun pesciolino ci andasse, si metterebbe a coltivare il fondo del mare, fare delle alghe, ma non si aspetterebbe pesce, nessuno ci va, ma se la gente ci va. Allora questo, capire questo, è una cosa importante. A volte noi diamo il nostro cuore a una persona che fa così, e questo è proprio darlo in pasto, e proprio veniamo distrutti. Siccome il corpo, noi tutti siamo leader, che ci crediate o no, siamo leader di una grossa corporation. Siamo formati di 50 trilioni di cellule, mica poche, insomma, tante, 50 trilioni, tante, le quali non hanno nessun interesse a farsi mangiare dagli altri, neppure emotivamente, vogliono vivere il più possibile qua. Il far vivere le cellule del corpo qua è compito della leadership interna, che pare risieda nel cervello prevalentemente, e non in tutto, soprattutto in una zona, i lobi frontali, nemmeno in tutte e due, soprattutto in quello sinistro, perché quello destro tende a vedere le cose che non vanno. Quello sinistro è quello che tende a progettare, a vedere il futuro, a vedere cosa posso fare nella vita per star bene. Allora, quando noi, come governo interno, come leader, non comprendiamo questo, le nostre cellule, ci facciamo mangiare vivi da queste situazioni qua, le nostre cellule cominciano a star male, e ci sono persone che si ammalano di malattie mortali per questo. Vivono accanto a persone che funzionano in quel modo. Allora uno dice, beh, allora lo ammazzo, faccio prima. Allora lì, strangolo. No, questo creerebbe problemi giudiziari. Non mi faccio scoprire, no, creerebbe problemi di tipo morale, etico. Questa persona ha bisogno di aiuto. Certo che ce l'ha, ma l'aiuto non consiste nel farsi mangiare cieca del cuore. L'aiuto consiste nel essere trasparenti e dire a lei che cosa si vede. Io vedo, e questo a seconda delle persone, si usano le parole, è quello che c'è da dire volta per volta, e non si cade dentro questo tranello. Allora ognuno di noi ha imparato nella vita a praticare questo sanguisuda, questo modo di sanguisuda. Le coppie sono dei specialisti nelle coppie, le coppie sono i veri specialisti per mangiarsi a vicenda, per cui alla fine siamo sicuri che tutte e due sono un po' infelici e un po' tristi. Ora, questo non è un buon obiettivo della vita, okay? L'obiettivo della vita è vivere qua. Più gente vive qui, più è facile vivere qui. Più gente vive nelle emozioni secondarie, più è facile cadereci.